Bella a tutti, ragazzi, sono Federico e qua abbiamo il carissimo Vlad. E siamo qua stasera a registrarvi questo video di quanto costa questa cosa qua. E ovviamente si tratterà tutti di pezzi del mondo della moda, del mondo dello streetwear, sneakers, eccetera, eccetera. Yes. Quindi continuiamo la serie che abbiamo già portato varie volte sui nostri canali con questo nuovo video a cui si sfida a colpi di conoscenza del prezzo retail o resale che sia di oggetti che possediamo, insomma. Quindi direi di iniziare, che dici? Sì, allora prima di iniziare volevo dire, allora, visto che oggetti probabilmente costosi. No, allora, visto che è probabile anche sotto questo video ci saranno dei commenti: oh Fede, ma di che droghi ti stai facendo, come mai sei sempre così drogato? Allora ragazzi, è semplicemente perché Federico, anche in questo caso, registra i video a mezzanotte, quindi ora sono già mezzanotte, oltre mezzanotte, quindi siamo stanchi, per questo sembriamo drogati. Oppure ci droghiamo, chi lo sa? Lasciamo a voi il beneficio del dubbio. Beh, però direi di iniziare subito con questa cosa qua. Eccolo qua, fantastico editing, tra l'altro avete visto come è apparsa nelle mie mani. Si tratta di una camicia di... ovviamente. Toccala, toccala. Com'è il tessuto? Non è seta. Non è seta. No, ni. È un materiale un po' più... Sembra una via di mezzo, cioè. È viscoso, si tratta di viscoso. Vedete, il fondo è strappato perché me l'ha morso il cane. No, non è vero. Madonna, c'aveva proprio fame questo cane. Viene prodotta così, col fondo stracciato. Secondo te quanto costava questa in negozio? Allora, già, allora c'è scritto Saint Laurent qui, Zuma, Leonardo Zuma, ecco. Tra l'altro la targhetta di seta. Ecco, allora ci ha dato. La seta ci sta. Allora, mi ricordo un paio di anni fa quando Eddie Sliman, se non mi sbaglio, ha fatto rebranding, che il nome del brand è passato da Yves Saint Laurent, il fondatore di questo brand, a Saint Laurent, esatto, semplicemente. Bravissimo. C'era una maglietta fighissima, Ain't No Saint Laurent Without Yves. Sì, che era tipo un bootleg. Esatto, sì. Esatto. Allora, al mio avviso, questa camicia di retail, qui non si parla di resale, secondo me questa qua costava intorno a 450 euro, qualcosa del genere, trattandosi di brand non solito, ecco. Ci sembrava vicinissimo che costava 490 euro, ecco. Quindi ero indeciso tra 450 e 480, però 480 non è un numero tondo, quindi... No, costava 490 euro. Bello. Questa è in viscosa, quindi è molto adatta e perfetta per l'estate, perché non è fresca quanto la seta o il lino, però insomma la viscosa ci sta, perché cade molto, vedete quanto è svolazzante, sta benissimo indosso. Però ora passiamo, hashtag perfetta per l'estate, hashtag perfetta per l'estate. Passiamo adesso a quest'altro oggetto, eccolo qua. Si tratta di un paio di ciabatte flip flop di Supreme, che oramai, tra l'altro, questa era della primavera estate 2014 come pezzo, le avevano fatte sia rosse che nere, ve l'avevo già portato in un altro video. Ma oramai, cioè, sembra quasi una cosa di barletta, no? Sì, vabbè, hanno barlettizzato anche questo. Sì, sì, mi pare sì. E poi c'è il logo così grande, sparato, quindi sembra una cosa prodotta made in barletta da Supreme Italia, o adesso oramai Supreme Spagna. E secondo te, vabbè, queste quanto venivano, retail e quanto resell? Allora, retail, secondo me, venivano sui 90 qualcosa, da 90 e 100. $80, ecco. Poi sono allora, di plasticaccia. Sì, ma sono tipo le ciabatte normalissime, ecco, che comprate al mare magari. Una cosa su queste, tipo, anche se queste qua per esempio non sono state mai portate, perché li vedo che sono nuove, già cominciano a scollarsi leggermente, perché comunque anni subiscono. Allora, secondo me... Facciamoci un po', 4 anni, diciamo. Trattandosi di questo pezzo qua, che appunto sono passati un bel po' di anni dal release, secondo me questi qua ora resell su StockX non ci sono, queste qua. No. Secondo me questi qua costano sui 380 euro. 400. Ho visto le ultime.
vendite dei Grailed di queste qua rosse stavano fra i 400 e i $450, più o meno, e non erano neanche nuove, quindi penso che le nuove sui DS 500... esisteranno a $500. Che ne pensate? Voi le comprereste? Soprattutto a resell alla modica cifra di $500 per solamente, solamente $500. Bene, adesso lasciamole qua e portiamo qualcos'altro. Eccolo qua. Molti di voi si potrebbero chiedere di cosa si tratta. Ve lo mostro subito. Si tratta di una borsa a tracolla fatta in maniera un po' strana, però molto comoda, del brand Ecolwall. Il designer Samuel Ross, uno dei, insomma, dei brand più fighi secondo me al momento. Ha questa parte di tracolla in pelle, questa è vera pelle, c'è scritto pure dietro, c'è il logo qua, vedi. Poi sotto è un cotone, diciamo, una tela abbastanza resistente. Qua ci sta il logo, lo vedete qua sotto. E secondo te, Vlad, questa è quanto veniva a costare in negozio? Allora, calcola che è della stagione di adesso, non è un pezzo vecchio. Allora, qui sono un po' biased. Aspetta, la guardo da vicino. Sono un po' biased perché un paio di mesi fa, come sai te, Omiatol, un saluto Andrea Omiatol, se volevo comprarla, però alla fine ho comprato quella un po'. Come cazzo ho fatto? L'hai rotta. Rip. Allora, però lui, quella che ha comprato lui, non aveva questo cinturino in pelle. Lui l'ha pagato la sua. Era tutto in cotone la sua. Era, infatti, era tutto in cotone. Lui l'ha pagato intorno a 180, però essendo, avendo questo cinturino in pelle, secondo me sui 300 euro. 295 euro. Sbirit. Bravo. Ottimo. Questo è molto figo. Può sembrare un po' strano addosso, però è molto comodo. L'unica cosa è che non c'ha niente che tenga prente chiusa al flap qua della borsa, quindi non ci si può mettere roba troppo, diciamo, pesante o magari qualcosa di magari un po' prezioso, esatto. Anche solo delle monete che magari fate un po' di movimenti e cascano fuori. Quindi se comprate questa cosa che costa 300 euro, io spero che voi viaggiate principalmente in macchina e non solo metro. Esatto, sugli spostapoveri. Censurato. Scherzo. Ecco qua poi l'altro pezzo di oggi. Si tratta di delle... contenitori per origano. Origano molto profumato, esatto. Talmente profumato che prende, può dare, regare effetti un po' strani alla mente. Allora, queste sono il jar set di Supreme, uscita la stagione scorsa. E insomma, hanno la... Ah no, vedete, hanno la tipica chiusura. Delle barattoli per conserve e per tanto altro ancora. E queste quanto stanno a resell secondo te? Allora, una cosa se ti posso chiedere, sono usciti insieme o separate? No, assieme li vendevano. Sono usciti, quindi insieme. Li compravi sia quella grande che quella piccola insieme. Secondo me stanno ora sui 70 euro. 70 euro? Sì. Facciamoli vedere, vedete, ci sta il rilievo. Prende il branding di Supreme. Mettili. Sai che in realtà non lo so quanto... perché non me lo ricordo, lo comprate su Presented By, quindi se volete comprare Supreme. Pezzi Supreme completamente legit in condizioni pari a nuovo DS, potete andare su Presented By, trovate il link qua sotto in descrizione. Jar set 2 ore fa $90. $90, quindi vabbè ci stiamo. Questo è figo da avercelo in casa, magari ne comprate 10 e avete solo baratto di Supreme, spendendo, così potete spendendo solo felici. Spendendo solo 900 euro. Però c'è un barattolo, c'è la casa piena di barattoli. Ok, lasciamole qua sopra le ciabatte e prendiamo il prossimo pezzo. Allora, adesso questa qua è una camicia di cui non mostrerò la marca. Toccala un po'. Com'è il materiale? Questo sembra seta. Oppure no, sembra lo stesso materiale di quell'altro. Esatto, è viscosa. Viscosa. C'è il colletto a contrasto, il colletto tipo Cuban, come lo chiamano gli inglesi. Che è fighissimo sulle camicie a maniche corte, un po' tipo camicia da bowling, a me fa impazzire. Infatti. E secondo te questa qua quanto può costare? Perché devi chiudere le prende, scusa? Potrebbe essere... guarda, questa è una infamata, perché senza brand è molto difficile di dire. Però l'etichetta è nera, mm-hmm. L'etichetta è nera, quindi non è Yves Saint Laurent. Mm-hmm. Yves Saint Laurent, Allora dammi un price range. Made in India, perfetto. Ma allora, secondo me, io dico questa qua costa 280 euro. 280 euro? Sì. Ebbene, no. Cazzo. Adesso prendere il brand. Cos? No.
Asus, è una camicia di Asus, sì, così hawaiana. Cazzo, 50, 60, 70 euro. Ma pure, cioè, in realtà, pure meno. Ecco. Questa costa 40 euro. Però, cioè, secondo me spacca veramente, no, il bello, culo. Veramente bello. Figa. Veramente figa in estate. Poi col colletto a contrasto spacca. No, bello, bello. E, che dire, adesso passiamo direttamente al prossimo pezzo in cui ti nasconderò il brand. No, non è vero. Ora mi darà qualcosa con la scritta Supreme. Grande, la chiude con la mano così. Cosa sarà questo? No, allora, questo è il marsupio di Marche Noir. Ma anche se lo chiedevi, perché te l'ho visto addosso tipo sì, 50.000 volte. E questo quanto costa retail? 130? 110. 110. Quindi buono, buono. Bene, questo, anche questo qua. Che comunque questo qua è pieno delle tasche. Sì. È pieno delle tasche veramente ovunque. Potete portare origano ovunque. Un paio di shorts. Qua c'è il brand in bella vista, stampato, questa stampa, questo logo fatto così, molto carino, a me piace molto. Sono un paio di shorts di Alix Studio, molto figo, c'ha qua prende tutti i raccetti con il metallo, tutte le zip, che tra l'altro i shorts con le zip secondo me sono la cosa più figa, perché ti puoi mettere roba in tasca d'estate senza che mentre uno cammina caschi di fuori. Fa una zip qua, una zip di qua, una zip pure sul culo, attenzione, super comodi. E se notate questi quanto vengono? Allora, se su questi qua mi chiudevi per esempio il logo del brand, io dicevo tipo 60 euro, però trattandosi di Alex io penso siamo sui 300 euro. 300 euro? Sì. Stavano 2,90. 2,90. Bravo. Vado piano piano, sta diventando sempre più bravo. Oggetto finale di questo video di quanto costano i tuoi vestiti barra accessori barra scarpe barra barattoli. Barra barattoli. Busta. Video ASMR in cui si unboxano le cose. Super rilassante. Altra bustina dentro. Con all'interno portacarte in pelle epi, come chiamano la pelle questa qua, antigraffi, antiacqua, quindi impermeabile Louis Vuitton, di Supreme per Louis Vuitton appunto. Quanto viene a costare? Allora, allora ti devo dire sia retail sia resell? Forse mi sbaglio. No, solo resell, dai. Allora, di retail mi pare costava sui 285 euro, qualcosa del genere. Invece questa qua di resell, c'è anche quella rossa costa di più, quella rossa costa sui 1000-1100 dal momento. Questa essendo, anche se secondo me questa è più figa, è molto più tipo sleek così. Sì, quella rossa è un po' un portafoglio da pagliaccio, cioè un po' strano, troppo, un esalta troppo colorato. Esalta troppo. Invece questo nero al mio avviso sta sui 700 dollari. Euro, 700 dollari euro. Vogliamo vedere al volo su StockX, sì, quanto sta? Gli mettiamo uno screenshot qua davanti. Mortacci. Sì, cavolo, è salita. Salita. 933 dollari per la versione questa qua nera. Quindi ma continua a salire. Sai perché? Roba. Perché ultima volta, vabbè, highest bid 850 dollari. Ma perché probabile io, visto che abbiamo da un paio di giorni queste, era un po' not fair play, però ultima volta un paio di giorni fa quando ho visto su StockX costava meno. È vero. Sono andato sul meno. È vero. Va bene, non ce la minchiamo, che è salito. Allora ragazzi, giudicate nei commenti qua sotto, fatemi sapere se Vlad si è, l'ha vinta questa sfida. Penso sia andata molto bene, però lascio a voi l'ultima parola nei commenti. Noi ci siamo divertiti abbastanza qua fra ciabatte di 4 anni fa che profumano, però perché sono nuove, attenzione. Barattoli per origano, marsupi per origano, varie camicie in viscosa, che oramai avete capito il mio materiale preferito, perfetto per l'estate. Direi che per oggi è tutto, mi raccomando andate a vedere il link in descrizione, trovate il mio Instagram e la pagina Instagram anche di Vlad, poi il link al sito di Presented By dove ho comprato i barattoli e altre cose Supreme completamente legit, e il sito di Crepe Protect dove vendono lo sneaker cleaner che utilizzo io più spesso. Direi che per oggi è tutto. Yes. Ci becchiamo prossimamente sui nostri canali. Bella a tutti. Ciao.